San Tiziano da Brescia, a cura di padre Tiziano Repetto. Le notizie sul conto del vescovo Tiziano sono scarse, ma non occorre troppa fantasia per immaginare quali siano state le virtù che resero particolarmente degno del suo titolo di santo confessore questo pastore di anime, i cui lineamenti storici sono quasi scomparsi sotto la coltre dei secoli. Tiziano fu vescovo saggio nell'insegnamento della dottrina, generoso nell'esercizio della carità verso i poveri e i bisognosi, zelante nel compiere i doveri del suo stato, umile nel portamento personale, esemplare nella sua condotta agli occhi del popolo e del clero, assiduo nella preghiera, energico nella sua azione di reggitore della Chiesa bresciana. E fu anche egli, come tutti i pastori delle comunità cristiane del tempo, attivo costruttore e restauratore di chiese, in città e nelle campagne. Tutte queste qualità non furono evidentemente caratteristiche esclusive di San Tiziano. Sono anzi le virtù di tutti i vescovi, e soprattutto di quelli il cui nome è restato tra i santi del calendario. La santità è sempre una, e le virtù che la compongono sempre le stesse, fin quasi alla monotonia. Ma sempre diverse sono le sfaccettature della personalità dell'uomo o della donna che l'incarna, i caratteri di una certa società, gli ideali o i problemi di un certo tempo. Quando la personalità del santo è quasi ignota, il tempo lontano, i tratti della società incerti, non resta che ripetere, fin quasi alla monotonia, l'elenco delle virtù, sempre le stesse, che costituiscono la santità e che non possono mai mancare, anche se mancano le notizie. Tale fu il caso di San Tiziano, vescovo di Brescia, la cui santità fu confermata dai miracoli, da vivo come da morto. Ma anche questi sono caratteri comuni a tutti i santi, e non certo esclusivi del vescovo Tiziano, che morì a Brescia verso il 526 e venne sepolto nella cattedrale, dove ancora si trovano le sue reliquie. L'arca di San Tiziano è un sepolcro in marmo parzialmente dorato, attribuibile alla bottega dei San Micheli, datato 1505, e conservato nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Brescia, nella cappella dedicata allo stesso santo. Nella parte inferiore del sepolcro quattro lesene, riccamente scolpite con racemi vegetali, fiori e uccelli, delimitano le tre nicchie con copertura conchiglia, entro le quali sono raffigurati da destra a sinistra San Damiano, una Madonna col bambino, e San Cosma. Al di sopra si sviluppa l'elaborato coperchio, con una serie di modanature rastremate fino alla cimasa superiore,
fa da piedistallo alla raffigurazione di San Tiziano. Il retro non presenta sculture figurate, bensì una ripartizione a pannelli con specchiature, dove sono ripresi gli stessi ornamenti del fronte. Una raffinata e precisa doratura riveste molte parti dell'arca, in particolare le quattro sculture con una resa efficace ed elegante dei tessuti delle vesti. Storicamente attribuita a più o meno anonimi scultori bresciani e lombardi tra la fine del XV secolo e l'inizio del successivo, nel 2007 Vito Zani ha proposto di ricondurre l'arca alla bottega del San Micheli, nell'ambito di una serie di lavori di scultura che la famiglia di artisti originari di Porlezza avrebbero realizzato tra gli anni 1480 e i primi del 1500.